Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Saint Kota, un gioco uscito il 28 di ottobre, che su Steam costa 24,99. Che cos'è? Un'avventura grafica, ma basata su, diciamo, una sorta di ambientazione di uno stile horror psicologico investigativo. Il gioco è ambientato in Croazia, insomma, in quelle zone lì, e lo andiamo a provare perché io ho provato l'inizio e voglio provare a trasmettervi quell'inquietudine che questo gioco con le sue musiche mette. Padre, per favore non andatene, è buio. Mi dispiace di aver peccato, non intendevo, ti prego. Ok, qua ci fa vedere che ci possiamo muovere cliccando, lui cammina, doppio cliccando, corre. Tenendo premuto il pulsante destro è una cosa molto triste per me, perché in tutti i giochi punta e clicca secondo me è un peccato mettere sempre questa cosa. Però possiamo vedere la candela. Mia madre ne ha dozzine come questa nella sua stanza. Su ognuna c'è inciso un enorme spaventoso occhio all'interno di un triangolo. C'è qualcos'altro qua? Sì, un comodino. Le musiche sono eccezionali. Il mio vecchio comodino. Mamma aveva detto che l'aveva già buttato via. C'è una scatola di fiammiferi. Il gioco ci sta spiegando che praticamente possiamo interagire con gli oggetti prendendoli e poi cliccando sul... Ah, ci sta chiamando la nostra madre. Sono seminterrato! Per l'amor di Dio ti ammalerai lì sotto, esci immediatamente. Ma mi ha chiuso mio padre. Sto ancora aspettando di ascoltare le preghiere, figliolo. Che stai aspettando? Lo hai chiuso tu lì sotto? Perché l'hai fatto, Joseph? È stato il suo comportamento a farlo finire lì. È stato bravo tutto il giorno, mi ha aiutato con le ghirlande, col cibo e ha parlato con un ragazzino al funerale. Quando è successo? Non ho visto niente, quindi gli dà ragione anche lei. Certo che no, perché non sei tu a occuparti di questa famiglia, sono io a farlo. Dovrei chiedervi tutte a chiave di sotto, dovete tutti imparare. Dov'è lei? Dov'è nostra figlia? Vabbè, insomma, clicchiamo qui, prendiamo il pacchetto di fiammiferi e lo andiamo a mettere sulla candela. Aiuto, madre, aiuto, mi ho sentito ridere. Premi due volte rapidamente, scappa, ok. Sulle scale. Stupido, che stai facendo? Sono io. È nostra sorella. Mi spiace, pensavo fossi la strega. Quante volte devo dirtelo, le streghe non esistono. E qui ci siamo solo noi due. E qua, classico dialogo. Allora, non riesco a dimenticare il volto bianco di nostra zia. Immagino sia stato il funerale della zia. Non riesco a dimenticare. Neanche io, sembrava così diversa. La sua testa era gonfia e pallida, i suoi occhi scuri, i capelli erano così scuri. I suoi occhi e i suoi capelli erano così. È stata la maledizione a farle questo. Non essere ridicolo, ora è in pace, questo è tutto ciò che conta. Vedete l'inquietudine di queste cose, maledizioni, morte, insomma, superstizioni se vogliamo. Perché sei qui? Ho sentito padre andare tra sé e venire nella tua stanza, così sono corsa qui. Non sai che si arrabbierà moltissimo quando lo scoprirà? Perché ho promesso che non ti avrei più lasciato da solo al buio, e quando prometto qualcosa non te la rimangi mai, lo so. Sono felice che tu sia qui. Vabbè, io gli dico che il nostro padre non ci mentirebbe mai. Riguardo a cosa? La strega che ha maledetto la nostra stirpe. Sta solo cercando di spaventarci con delle storie per farci comportare bene. E oggi non ti sei comportato bene, perciò ti ha punito rinchiudendoti qua dentro al buio. Ma cosa ho fatto? Ancora non ho capito. Hai parlato con quel ragazzino alto, non ricordi? Non c'è più consentito parlare con le altre persone, sono malvagie. Credevo dovessimo evitare solo gli adulti. Come dovrei farmi degli amici così? Madre ha detto che abbiamo l'un l'altro ed io. Ha ragione, non credo che ci stava nessun altro.
È certo che questo bigottismo, se così lo definisco, crea sempre un'ottima ambientazione horror. Una volta questa zia è una donna bellissima, piena di vita, una perfetta creazione di Dio. Ma la sua fede si limitava ad assistere alla messa della domenica mattina, e la maledizione della strega non era altro che una fiaba per lei. Il male ovunque, miei cari figlioli, si nasconde tra le ombre di questo mondo, assume la forma di animali e possiede le persone. Ti prego, perdonami, padre. Lo sto prendendo a sberla. Dovresti imitare tua sorella, a differenza tua, lei ha cuore. Ha a cuore Dio e questa famiglia. Colpa mia se ha parlato con quel ragazzino. L'ho ignorato perché ho perso la cognizione del tempo guardando nella bara. Ti prego, non fargli del male. Ci sto prendendo a sberle. Devi imparare a stare da solo con Dio. Devi imparare, tutti voi dovete imparare cos'è la vera fede. Ok, era solo un sogno, tutto sfocato. Ripenso spesso quel giorno in particolare, ma non l'avevo mai rivisto nei miei sogni in maniera così vivida. Perché? Perché in questo posto? Ho bisogno dei miei occhiali. Non riesco neppure a pensare senza. Vabbè, qua abbiamo il cuscino del divano, pieno di buchi tarmati. Ho trovato un rosario. Ok, prendiamo anche qualcosa dallo schienale. E anche il passaporto abbiamo trovato. Lì sopra non c'è nulla. E allora resta. Vedete, ci sono 3 punti. Che è brutto perché alla fine riduce molto il. Ok. Caduti per terra intatti. Ecco, a proposito del sogno che ho fatto, non ricordo neppure di essere andato a dormire. Siamo entrati qui e poi. Siamo entrati, Victoria e Nikolai sono saliti di sopra per prepararsi ad andare al castello. Poi il vuoto. Devo essere svenuto. Devo parlare immediatamente con Victoria. Possiamo esaminare un po' di cose, tra cui l'acquasantiera. Cioè, ma sentite. Dovrebbe rappresentare una casantiera come quella nell'ingresso di una chiesa. È blasfemo. Di sicuro quella non è acqua santa. Uno strano odore, un aspetto disgustoso. Ci starò lontano. Vedete, la musica che c'è, la grafica, l'ambientazione un po' così decadente, mette veramente i brividi. Il fatto che comunque poi abbia. Questi alberi scuri mi terrorizzano anche in pieno giorno. Sembra che non sia l'unico ad avere quella sensazione. Il sentiero termina bruscamente proprio all'ingresso della foresta. Ci mette già l'ansia, non sappiamo perché siamo qui. I due sono saliti di sopra, adesso andiamo su a vedere. Un freddo camino nero che non viene usato da anni. La stessa sensazione che ricevo dal resto della casa. Va bene, dai, andiamo su. Immagino non posso uscire. Posso prendere la lampada? Ho controllato ieri notte, è inutilizzabile, non c'è abbastanza olio, ok. Quadro. Questa donna è sinistramente simile a Victoria quando era giovane. Andiamo su. Parliamo con Nikolai, che non so se è nostro padre, ma non credo. Sì, Benedek. Dov'è Victoria? Non lo so. È salita con te, dice. Diceva. Hai la minima idea del perché Victoria abbia affittato questa terribile casa? Non so neanche come l'abbia trovata. Pare che la proprietaria sia una sorta di artista, o almeno sia convinta di esserlo. Ha un gusto davvero macabro, che strana immagine. Sono d'accordo, non ho mai visto così tante maschere in vita mia, specialmente non attaccate a un muro. Strano dipinto. Vero, dagli un'occhiata più vicino e dimmi cosa vedi. Perché? Per favore, fai come ti dico, prendo dritto al punto. Ok, guardiamo. Cioè, musica sotto di tensione. Un quadro inquietante come questo. La bocca a forma di serpente suggerisce che le parole dell'uomo sono quantomeno poco attendibili. Gli occhi. Occhi cattivi sul bordo di un'anima malvagia. E poi l'ombra. Non è solo un'ombra, è il simbolo dell'oscurità, della malvagità che divora quest'uomo perduto. Ok, possiamo uscire e riparliamo con lui. Voglio vedere cosa c'era sul letto. Ho esaminato il dipinto. Non riconosci quest'uomo?
Non l'ho mai visto prima e non ti è accaduto nulla guardandolo. Perché sarebbe dovuto accadermi qualcosa? Ieri notte, dopo che tua sorella e io siamo saliti di sopra, si stava preparando per andare al castello, mentre io ero esattamente qui e mi stavo chiedendo, quando ieri siamo saliti sul treno, c'era qualcun altro nella nostra cabina? Solo noi tre. Ma una volta che il treno ha lasciato Budapest, non è salito un uomo? Ho posizionato io stesso il cartello non disturbare sulla maniglia per assicurarmi che non accadesse. L'unica volta che la porta si è aperta è stato quando il capotreno è venuto a dirci che eravamo arrivati a destinazione. Allora gli dico, non hai risposto, perché sarebbe dovuto accadermi qualcosa? Non lo so ancora, ma per favore seguimi mentre ripercorro gli eventi di ieri. Arriverò al punto. Allora, non ci ha seguito nessuno dopo che abbiamo lasciato la stazione? Vittoria non se n'è accorta? Accorto di chi? Tua moglie è felicissima di essere finalmente arrivata a Svetikota. Non riusciva a smettere di parlare di questo posto, ma non ha detto nulla. Ok, giusto. E lungo il tragitto verso casa ci siamo fermati in piazza. Si stava svolgendo uno strano rituale tramite l'uso di una gigantesca effigie. Com'era fatta? Poi qua potete vedere tutto il dialogo avuto precedentemente. E che mi dici di tutta quella gente che ha pugiato che vi si era raccolta? È stata una scena terribile. Ricordo bene la pelle d'oca quando ho sentito la folla pregare all'unisono. Lascia che ti racconti cosa è accaduto dopo. Allora, inquietante, perché lui dice ieri... Allora, ho viaggiato con sti due, marito e moglie a quanto pare. Lei doveva essere salita di sopra con lui, ma lei non c'è. E vabbè, devono andare al castello, ma non sappiamo perché bisogna andare al castello. E lui mi dice di guardare un quadro. Il quadro a me non dà nessuno, vedo nessuna emozione, ma vedo che è abbastanza inquietante. E lui mi dice, dai, aiutami a ricordare cosa è successo ieri. Siamo arrivati in treno. Sei sicuro non fosse salito nessuno con noi? No. Qualcuno che ci seguisse? Boh. Andiamo avanti. E ora ricostruiamo. Una volta entrati in casa, cosa avete fatto tu e tua moglie? Te l'ho già detto, siamo saliti di sopra per prepararci per la mostra al castello, ok? E lì c'eravamo. Lasciandomi a vagare da solo al primo piano e sotto nel buio più totale. Non hai pensato che fosse molto strano che la casa fosse vuota? Ma Vittoria disse che non c'era nulla di cui preoccuparsi, così l'ho seguita. Poi vabbè, abbiamo trovato un sentiero che ci ha condotto a questa casa. Cos'è successo quando Vittoria ha bussato? Abbiamo capito che la porta in realtà era socchiusa e la proprietaria non c'era, si sentiva solo un gran silenzio, un tremendo violente silenzio che mi ha dato i brividi. Non siamo mai andati al castello? Non ricordi? L'ultima cosa che ricordo è che cercavamo una luce, poi più nulla. Che intendi dire? Voglio dire che ho fatto uno stranissimo sogno, ma non ricordo neppure di essere andato a dormire. Victoria mi ha trascinato in questo villaggio per farmi assistere a quella miserabile esibizione al castello. Non ci siamo mai andati, vero? Questo significa che ho lasciato il monastero solo per trascorrere un'orrenda nottata in questa casa. Abbiamo avuto entrambi un inspiegabile blackout, c'è qualcosa di tremendamente sbagliato in tutto questo. Dimmi cosa è successo ieri notte. Cosa c'è che non va in questo quadro? E dov'è Victoria? Temo di non avere la risposta. È successo che mentre aspettavo che si preparasse, la mia attenzione è stata attirata da questo quadro. Dopo un attimo mi sono visto rivivere gli eventi di ieri, ma con una differenza. C'era sempre l'uomo del dipinto con noi. Oh! E noi abbiamo rivissuto... nostro padre. Cioè, non ho capito che età abbiamo qua, però. Dopo un attimo mi sono rivisto, ok, per tutto il tempo. Era nella nostra cabina ed era l'effigie gigante che gli abitanti hanno bruciato. Poco dopo è emerso dalla folla di nuovo, in forma umana, immutato, e ci ha condotto verso questa casa. Una volta arrivati qui mi è saltato alla schiena chiedendomi di portarlo di sopra. Ne ero felice, mi sentivo come un padre che porta sulle spalle suo figlio. Cioè, sto uomo qui gli salta sulle spalle e gli dice, portami su. L'aver portato quell'essere sulle spalle deve avere uno strano significato simbolico. Mi sentivo così forte che riuscivo a sentire le sue unghie affilate
penetrarmi nella gola. Dopo essere finalmente arrivati sopra, ero così sconvolto e dolorante che ho dovuto lanciarlo via. Mi sono girato improvvisamente per rimproverarlo, invece mi sono visto un corpo dalle dimensioni umane, senza occhi, con il becco sporco di sangue, aggracchiato nella mia direzione e poi balzato nel quadro. Volevo scappare fuori, ma ero in stato di shock e terrorizzato. È stato allora che mi sono risvegliato sul letto, completamente vestito e disorientato. Victoria non c'era. Perché mi hai fatto quelle strane domande sulla giornata di ieri? Devo separare il sogno dalla realtà, dato che il sogno era stato tremendamente realistico. Estremamente realistico. Incredibilmente realistico. Sì, sì, ma anche noi abbiamo fatto un sogno non indifferente. Dovremmo andarcene subito da questa casa maledetta. Dopo essermi svegliato, ho notato che Victoria non aveva dormito qui. Così sono sceso sotto a controllare se per caso fosse lì. Io ho trovato solo te, ancora addormentato sul divano e la porta chiusa a chiave. Questo mi ha fatto pensare. E dobbiamo trovare un modo per uscire qui perché non abbiamo la chiave. Siamo ospiti in questa casa e anche, inutile dirlo, siamo uomini di Dio. Dobbiamo andarcene senza fare danni. Siamo una sorta di preti, noi, vabbè, preti un po' alternativi. Ho già cercato la chiave su questo piano, ho provato ad aprire la porta del balcone, ma è chiusa a chiave o bloccata in qualche modo. Va bene. Dialoghi interminabili. Finestre? Stranamente per qualche buon motivo sono fatte in modo da non poter essere aperte. Resta qui, da un'occhiata. Un'altra occhiata. Cerca qualsiasi cosa che possa esserci utile. Io vado a controllare sotto. Usare la forza dovrebbe essere la nostra ultima risorsa per andarcene. Magari avremo fortuna e nel frattempo tornerà Victoria. Let's hurry up then. Allora sbrighiamoci. Va bene, lui va di sotto e noi esploriamo di sopra. Proviamo a dare un'occhiata a quanto è difficile con il... Cerca solo di non guardare l'uomo nel dipinto. Puoi passare a interpretare l'altro personaggio giocabile quando vedi entrambi i ritratti sullo schermo. Bellissimo! Ne controlliamo due. Infatti nella descrizione del gioco parlava di due uomini di chiesa. Allora, libri. Vediamo. Codex Niva, Cuore di Pagubice e Dino Tomini. Non ho mai sentito parlare di queste opere. Va bene, andiamo avanti. Vediamo il quadro, non lo guardiamo. Apriamo le tende, vediamo se si illumina. Vediamo che sistema che c'è di illuminazione. Porta sarà chiusa. È bloccata. Non so quale sia la causa, perché entrambi i lati della porta sono saldamente spalancati dall'interno. Ok, diamo un'occhiata ancora. Si può esaminare qua sotto, sotto la porta. Sembra fango, un odore da nauseabondo. Come c'è finito su un balcone? Se spingessi questa massa utilizzando un bastone o qualcosa di simile, potrei essere in grado di aprire la porta. Ok, diamo un'occhiata al letto. Una coperta gialla tirata solo da una parte del letto. Una scodella. Un vasino da notte, insomma. E una enorme scodella da gel, piena di liquido che sembra essere una sorta di olio. Per riempire magari la lanterna. È un albero gigante con decine di cadaveri penzolanti nei suoi rami e teschi che ne nutrono nella vita. Ok, guardiamo nell'armadio. Qui non vedo altro che un solitario attaccapanni. Abbiamo già guardato tutto. Perdonami signore, ma devo prenderlo. Dovrebbe infilarsi perfettamente sotto la finestra del balcone. Cosa abbiamo preso? L'attaccapanni. Ok. Ah, chiediamo scusa per aver rubato. Vabbè, qua è un po' estremizzata la cosa, ma va bene. Proviamo ad aprire la finestra. Non funzionerà. Me l'hai detto tu? L'ho appena detto. Attaccapanni più sotto la porta, ok, non più la porta, ok. Incastra benissimo. Ok, apriamo la porta. Nikolai, come upstairs quickly. You must see this. Just a moment. Have to finish here first.
Ok, completato il tutorial. Lui invece adesso abbiamo Nicolai, dobbiamo risolvere la cosa di sotto. Abbiamo un altro quadro, lui che c'ha sta fissa dei quadri, vediamo. Non mi piace l'aspetto di questa donna, mi dà sui nervi. Prendiamo la lampada. No. Abbiamo la porta, l'acqua santiera. Vediamo lui che cosa ne pensa di questa acqua santiera. È di un altro colore, però. C'è una chiave dentro nel sangue, però era gialla la bottiglia. La liquido. Avvicinati. Vediamo un po' cosa è successo qui. Ora il mio turno di pretendere qualcosa da te. Dai uno sguardo al balcone e poi ne riparliamo. Vediamo. Massa non identificata. Sembra un miscuglio di terra, sangue e carne. Testa di corvo, scusate. Proprio come quello del tuo sogno. Vediamo cosa si può identificare. Segni sulla porta. Hai notato che i segni sulla porta erano impercettibili con la porta chiusa? Non penso proprio siano a caso, un simbolo che sembra che sia stato fatto con unghie affilate. Qua abbiamo un tastino con le... Trova una via di uscita dalla casa, con gli obiettivi. Ma non abbiamo la mappa perché poi potremmo andare nel villaggio. Proviamo a parlare. Capisci perché volevo andarmene dal primo momento in cui ho visto questa casa? Sono calmo, ma ok. Senti ancora l'odore nauseante, non vedi il collegamento col tuo sogno? Dove hai aperto la porta ieri notte e visto la testa di corvo. Potrebbe essere il motivo per cui ho fatto quel sogno. Ne dubito. Qui c'è sotto alta. Sembra che il corvo sia stato decapitato di recente e... Fango ancora umido, non ti chiedi chi l'abbia fatto? Scusate, non ho letto l'ultima. Non riesco a pensare con lucidità qui dentro. Ho trovato una chiave nell'acqua santiera. Dentro l'acqua santiera. Credo di sì, non l'ho ancora provata. Almeno non dovrò camminare sopra quest'opera del diavolo sul balcone. E rischiare di farmi male. Bene. Credi che Vittoria possa essere responsabile? Non sei stato tu neppure io, chi altro può essere stato l'uomo nel quadro? Lo sapevo. Andiamo. Pensi davvero che possa essere capace di una cosa del genere? Qual è il tuo problema? Sarà anche mia sorella. Ah, è mia sorella! Ma non la riconosco più. So che sta scherzando con cose che non riesci. Nostra sorella che ci aveva fatto lo scherzo nel sogno. Ok, probabilmente la chiave che ho trovato di sotto apre la porta d'ingresso. C'è la chiave qui, dov'è Victoria? Non lo so, non mi importa. Potrebbe aver chiuso la porta dall'interno e aver lasciato la chiave qui. Perché avrebbe dovuto farlo? Credo non abbia senso. Abbia trovato una seconda chiave perché non ci sono impronte visibili. Deve essere successo qualcos'altro. Il simbolo della testa decapitata, il sangue, la carne, ormai qua siamo nell'esoterico. Occultismo. Stregoneria. Sta interpretando il ruolo di una strega per giocare con me, inconsapevole delle conseguenze che inevitabilmente si verificheranno. Mia moglie non è una santa, ma pensare che pratichi rituali demoniaci è assurdo. Lui è il nostro cognato, lui. Credo abbia fatto dimenticare cosa è successo e influenzato i nostri sogni. No, ma è stata lei a scegliere questa casa, non tu. E certamente non io, è stata una scelta deliberata con un piano. Quale sarebbe questo piano? Credo che la mostra del castello fosse soltanto un inganno. La sua vera intenzione era di trascinarmi in questo villaggio per mettere alla prova la mia fede e le mie paure. Vabbè, è vero che non la conosci affatto. Cosa è successo tra voi due? Lei non vuole dirmelo. Tra noi e nostra sorella. È diventata la persona che era nostra zia, una senza Dio che è riuscita a ricredere alle parole di nostro padre. Credo che sia in un luogo che ha trovato la pace, inconsapevole dei pensieri delle...
Andiamo fuori, scogitiamo un piano per trovare Victoria. No, ne ho abbastanza per parlare, non intendo cercarla, vorrei solo andarmene a questa. Non puoi andartene così, tua sorella per cielo. Ha smesso di esserlo tanto tempo fa, dai un'occhiata in giro e pensa a tutto quello che abbiamo parlato oggi. Ripeto, deve essere successo qualcosa. Deve esserci una spiegazione logica. Va bene, dai, perché hai accettato di venire qui? Volevo vedere e sentire come si vive all'inferno. Non sono nel modo giusto per scherzare. Mi ha detto che di aver dovuto parlare con il suo superiore. Che altro poteva fare? Dopo aver rifiutato la sua offerta, l'unica possibilità di fare a modo suo era indicato la maledizione. Vedi, non c'è nulla nelle archivi fitte del Vaticano su Svetikota. Dopo essere arrivato qui, ne capisco anche il motivo. Possiamo scendere al piano di sotto ora? Ho un treno da prendere. Ti accompagnerò io, fratello. Il villaggio è piccolo. Come riuscire a trovare Victoria lungo il tragitto? Ok, andiamo. Non lo so, io ho qualche dubbio. Nel senso che, o è una storia fortemente basata sul bigottismo vario e teismo così, o è semplicemente raccontata male, non lo so. Nel senso che sembra intrigante, non c'è niente dentro. L'acqua santiera, ma alla fine l'abbiamo preso la chiave, sì. Ah, ok, bene, chiave per porta. Vai. O semplicemente io, quello che mi auguro è, dato che le premesse sono abbastanza inquietanti, abbastanza strane, spero decolli. Una volta che avremo tua sorella le parlerai, non devono esserci litigi, perché è come la sensazione che non verrai via. Non avevamo mai pensato di andare via dopo un giorno, non te l'avevo detto, questa casa è affittata per 3 notti. No che non me l'aveva detto, a proposito di non avere segreti, per favore lasciami in pace. Bene, andremo al villaggio adesso, ne vediamo. Buongiorno, signor. Mi chiamo Martin Mostov, sono un detective al servizio del villaggio di Svetikota. Come possiamo aiutarla? Qualcun altro in casa? No, siamo solo noi. Dov'è la donna? La casa è vuota, che sta succedendo? Siamo venuti qui per cercare una donna e abbiamo trovato solo 2 uomini impauriti. Chi è l'uomo in sua compagnia? Eric Hattur, un dottore. Il direttore del manicomio aiuta la polizia locale con la sua vasta conoscenza della mente umana. Ma che testa ha questo qua? Gli mancano i capelli? Non è un uomo di molto però. Preferisce stare zitto, proprio come il suo amico. Sto cercando il proprietario di casa perché non sappiamo dove sia. Consegni la chiave della casa, signor Hattur. Faccio come le ho detto. Ah no, gli manca proprio la testa. Anche qua nell'immagine gli manca parte della testa. Ha detto qualcosa, non ho sentito nulla. Siamo liberi di... No, dovete seguirmi. Perché dobbiamo seguirla? Come facciamo a essere sicuri che siate clienti di essa? Cos'è quella faccia? Non avete mai visto una foto di un uomo con la sua testa intatta? È stata scattata prima dell'incidente. Ah, ha avuto proprio un incidente. Alla stazione di polizia dove vi verrà spiegato tutto. Cosa vi impedisce di discutere ora della faccenda? Non sono nella posizione per farlo, c'è una gerarchia, bisogna rispettare. Il nome della donna è Victoria. Le sarà spiegato in centrale. Qualsiasi cosa vi abbia sconvolto ieri notte sarà nulla a confronto ciò che verrà se non obbedirete. Io provo il contrario. Where's my wife? What happened to her? We don't know. Colluttazione? Enough. Bastone da passeggio di Hathor. Cioè, ci siamo spintonati. Basta, si calmi. Ha rotto il mio bastone da passeggio, mi assicurerò che non si dimentichi il suo soggiorno a Svetikota. Lo porti via. Ok, li abbiamo portati via, tutti.
Cioè, ci hanno portati via. E andiamo alla stazione di polizia. Ah, c'è anche solo Pincella. E probabilmente se avessi. Se fossi intervenuto in un altro modo. Probabilmente non sarei chiuso qui in cella. Comunque, qua abbiamo cose con cui interagire. Varie, lampade, specchio nero, insomma, saranno qua dietro che ci guardano. Va bene. C'è qualcun altro? Why am I being? Can someone tell me? I think I heard some. I did nothing wrong. Place all your belongings inside the box. Don't try to deceive. Non cerchi di ingannarci. Dobbiamo buttare dentro tutto. Però diciamo che come premessa non è male. Ha avuto un plot twist dopo, con l'arresto, insomma, questa possibilità di scelta di arrendersi o di fare tutto. Di fare tutto quello che abbiamo fatto, quindi la colluttazione, l'arresto e così via. Non sembra assolutamente male. 24,99 potrebbe essere tanto, dipende dalla durata dell'avventura. Sicuramente ha dei bei toni esoterici, occultistici. Insomma, se vi piace questo tipo di tematica, il gioco è un punto e clic, quindi dovete amare questi temi esoterici e i punto e clic, potrebbe essere un ottimo gioco per voi. Ringrazio lo sviluppatore che si è premurato, insomma, di dirmi di fargli sapere quale sarà il link di questo video, perché è molto interessato a farlo vedere anche al pubblico italiano. Spero vi sia piaciuto. Questo è un progetto Kickstarter, quindi è stato, diciamo, finanziato anche in gran parte anche dagli utenti. È uscito il 28 di ottobre, appunto, vi dicevo, 24 euro, 22 quando è scontato. Fatemi sapere, non mancate qua sotto, di dirmi che cosa ne pensate di questo titolo. Alla prossima intanto, e ciao ciao!